tracciato nella parte meridionale dell'Oltrepò Pavese, dove la città metropolitana lombarda sconfina nel Piacentino Ovest, nell'Alessandrino Est, a un tiro di schioppo dalla città metropolitana di Genova a sud, con 263 km di percorso, dei quali 68 di prove speciali, il Rally 4 Regioni lascia segni di pneumatici in Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria. Quest'anno ad organizzare il 4 Regioni è una nuova organizzazione, una nuova società, quella del Milano Rally Show, il gruppo di appassionati, di sportivi, di professionisti, capitanato da Beniamino Lopresti. Partendo venerdì 2 luglio alle 16 da Viale del Parco di Salice Terme, su strade che non perdonano il minimo errore, la carovana dei 146 equipaggi che hanno dato vita al 50° Rally 4 Regioni storico, al Rally 4 Regioni per vetture moderne e dal 50° Rally 4 Regioni regolarità sport, si arrampicava verso Pozzo il Groppo per le due prime prove in programma. La Cipavia ha indetto un bando ad evidenza pubblica. Ci siamo aggiudicati l'evento, presupposto necessario, ma non ancora sufficiente a far sì che si organizzasse in 4 regioni. E allora lì soggiunge il team di Milano Rally Show. Il sabato, la competizione organizzata dal Milano Rally Show guidato da Beniamino Lopresti, il patrocinio e il comitato d'onore di Regione Lombardia, è continuata nel territorio dei Malaspina, a Rocca Susella e a Oramala, per le prove speciali che hanno visto, alla fine, dopo il ritorno verso la Valle Staffora, predominare la Porsche SC di Riccardo Canzian e Andrea Prizzon nel rally storico. Volkswagen Polo GT di Giacomo Scappolone e Giovanni Baracchini nella classe R5. Mentre Claudio Cilladini e Daniele Bravo subivano meno penalità dei concorrenti e si aggiudicavano il rally regolarità sport su Lancia Fulvia tutto il Monte Carlo. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato insieme all'organizzazione, anche noi come Regione abbiamo dato supporto, perché questo è un po' il segno della ripartenza del rally in Lombardia.